si respira aria di rinnovamento in casa bianconera in vista del prossimo anno. E i fatti lo confermano, nonostante la stagione sia ancora in corso, Fabio Paratici ha già acceso i motori, lavorando su tantissime piste sia in uscita che in entrata e ha già condotto in porto alcuni importantissimi affari di calciomercato della Juventus. Da Kulusevi allo scambio Pjanic Arthur e il CFO bianconero non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Ma per consegnare a Sarri una rosa adatta alle sue idee, bisognerà anche ascoltare i consigli del tecnico in sede di mercato. Proprio a tal proposito, il tecnico bianconero avrebbe in mente un nome perfetto per la sua Juve del futuro, la conferma è arrivata in queste ore, ecco il colpo da circa 35 milioni che vorrebbe Sarri. Via Miralem Pjanic e dentro Arthur Melo, ma c'è bisogno di altre forze fresche per il centrocampo bianconero del prossimo anno. Anche perché, dopo il bosniaco, anche altri elementi della rosa potrebbero dire addio per quanto riguarda la mediana, Rabiot, Ramsey e soprattutto Khedira potrebbero infatti partire, il tedesco quasi sicuramente sarà ceduto a fine anno. E Sarri avrebbe il nome perfetto per completare il reparto di centrocampo della Juventus, il suo pupillo Allan del Napoli. Lo ha confermato nelle ultime ore anche il noto esperto di calciomercato della Rai Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter, Allan lo vuole Ancelotti, ma anche Sarri per il centrocampo della Juventus. E il brasiliano sarebbe ormai in uscita dal Napoli, che chiede circa 30-35 milioni per lui. Tanto che, come riferito anche da Gianluca Di Marzio a Sky, gli azzurri avrebbero già individuato il giocatore con cui sostituire Allan, cioè Szoboszlai del Salisburgo. Ci sarebbe da battere la concorrenza dell'Everton di Carlo Ancelotti e le resistenze di De Laurentiis che ovviamente